Ciao a tutti e benvenuti. Sicuramente vi sarà capitato di lanciare un sasso su uno specchio d'acqua per farlo rimbalzare. Questo fenomeno ha una spiegazione scientifica che ora non approfondiremo, ma ci basta sapere che il rimbalzo del sasso non è nient'altro che la conseguenza della differente densità dei due mezzi in cui il sasso potrebbe viaggiare, ovvero l'aria e l'acqua. Perché si verifichi un rimbalzo, però, sono necessarie delle altre condizioni. Innanzitutto, il sasso deve viaggiare a una velocità sufficiente. Inoltre, la direzione, o meglio l'angolazione con cui il sasso colpisce l'acqua, deve rientrare entro un certo limite. Sappiamo benissimo che dobbiamo lanciare il sasso il più possibile parallelamente al pelo dell'acqua per evitare che questo affondi. Ecco, questo piccolo esempio ci può aiutare a capire la trasmissione della luce all'interno di una fibra ottica. Abbiamo già visto che una fibra è composta da un piccolo nucleo circondato da uno strato chiamato mantello. Il nucleo e il mantello sono molto simili ma hanno alcune piccole differenze. La silice, il materiale con cui sono composti il core e il cladding, vengono trattate in maniera leggermente diversa per ottenere un differente indice di rifrazione. L'indice di rifrazione non è nient'altro che un coefficiente che ci permette di calcolare la velocità con cui la luce viaggia all'interno del mezzo e quindi in questo caso delle nostre fibre. Se la nostra luce viaggiasse nel vuoto avrebbe la teorica e perfetta velocità della luce. Ma viaggiando in un mezzo fisico nel vetro, possiamo dire che la luce viene in un certo senso rallentata da una specie di attrito appunto che il nostro vetro introduce. L'indice di rifrazione non è nient'altro che il rapporto tra queste due velocità, la velocità della luce nel vuoto e la velocità della luce nel nostro mezzo trasmissivo. Possiamo arrotondare dicendo che questo indice per quanto riguarda il vetro è 1,5. I costruttori di fibre ottiche però devono essere molto più precisi e devono realizzare il core e il mantello delle fibre con un valore di indice di rifrazione tale che permetta la corretta trasmissione del segnale. In realtà una fibra non avrà un solo indice di rifrazione. Questo coefficiente infatti dipende anche dalla lunghezza d'onda del segnale. In pratica il vetro oppone una resistenza differente a seconda del tipo di, possiamo dire, colore che ha la nostra luce. Anche se sappiamo che si tratta di luce non visibile, quindi diciamo colore solamente per indicare una differente lunghezza d'onda. Quindi quando si va a eseguire una misura è fondamentale conoscere il tipo di fibra su cui andiamo ad operare e la lunghezza d'onda alla quale eseguiamo la nostra trasmissione per poter settare gli strumenti con il corretto indice di rifrazione. Ma quando abbiamo parlato del nostro sasso lanciato sulla superficie del lago, abbiamo anche detto che affinché si verifichi un rimbalzo, il sasso deve avere una corretta angolazione. La stessa cosa avviene per i nostri segnali ottici. La trasmissione della luce all'interno del core deve avvenire in maniera tale per cui la maggior parte possibile del segnale venga riflesso sempre all'interno del core e non venga rifratto nel mantello, provocando quindi una dispersione. Affinché il segnale venga riflesso all'interno del nucleo, è necessario che questo colpisca la superficie del mantello con un angolo di incidenza maggiore all'angolo di accettazione. Immaginiamo la nostra fibra disegnata in sezione in orizzontale e idealmente tracciamo una linea perpendicolare. Abbiamo detto che ogni fibra avrà un suo angolo limite e questo dipende dalle caratteristiche proprie della fibra. Il nostro segnale viaggerà con una certa angolazione all'interno della fibra e quando questo colpirà il mantello andremo a misurare l'angolo incidente, cioè l'angolo che si forma tra il nostro segnale e la linea perpendicolare che abbiamo disegnato prima. Se questo angolo è minore dell'angolo limite, avremo una parte del segnale che si riflette all'interno del nucleo e una parte di segnale che si disperderà nel mantello per via della rifrazione. Più ci discosteremo dall'angolo limite e più sarà il segnale che verrà disperso. Se invece il nostro angolo incidente è maggiore dell'angolo limite, avremo quella che si chiama una riflessione totale in fibra e tutto il nostro segnale continuerà a viaggiare all'interno del core. Ecco perché, ad esempio, quando si fa la giunzione tra due fibre è importantissimo avere un allineamento il più perfetto possibile, oppure perché una piega, un bending di una fibra provoca una forte attenuazione del segnale. Se ora proviamo a immaginare il nostro segnale come una linea retta e guardiamo la nostra fibra in maniera tridimensionale,
tutte le possibili rette che hanno un'angolazione maggiore dell'angolo limite vanno a disegnare un cono. Questo appunto è il cono di accettazione e tutti i nostri trasmettitori di segnale dovranno trasmettere all'interno di questo cono, che nella realtà non esiste, ma in pratica è quello che ci permette di avere una trasmissione il più possibile ottimale. So che sono argomenti complicati, noi come sempre cerchiamo di affrontarli nella maniera più semplice possibile, a volte tralasciando qualche nozione tecnica, ma cercando di essere comprensibili ai più. Spero che sia tutto chiaro, grazie per l'attenzione e appuntamento al prossimo video di Telecomunicazioni per Tutti.